Ed eccoci qui, la nostra ultima meta, Český Krumlov. Diciamo che oltre a Praga è considerata la località più importante turistica e merita di essere visitata. Il castello domina l'intera vallata, l'intero paese di Český Krumlov, meraviglioso. Il paesaggio urbano più o meno del 600, e passeggiando per queste vie non si può fare nient'altro che rimanere affascinati dal luogo incantevole. Ora andiamo a scoprire questa piccola ma graziosa cittadina. Entriamo ufficialmente nella città da questa porta e ci dirigiamo verso il castello, quello là. Ecco la mappa del castello. Abbiamo passato la porta rossa e ci troviamo al numero 2, cioè gli stabili. E ricordiamo che è patrimonio dell'UNESCO. Ora continuiamo a salire. La riproduzione del castello di Český Krumlov. Questa era la sala delle guardie, infatti ci sono le palle di cannone Schwarzenberger Guard e i cannoni. Quella è un'altra porta, è la continuazione del castello, ma ora noi andiamo di là all'interno. Ora andiamo a vedere il museo del castello. Vediamo un po'. Il simbolo stemma della casata dei proprietari di Český Krumlov. E il bellissimo albero genealogico. Ho fatto vedere prima come l'ha fatto. Ma come con gli altri che sono dietro il castello? I vari cessi. Luminari. Tutta la roba per la toiletta. E lo scaldaletto, andala. Da là il prete. Prete. Questi cosa sono? Questi cessi. Da viaggio saranno. Inizia il Novecento. Belli, eh? Quello è l'urinale. L'urinale. Cessi. E questo? Questa è la cessa. Qua è una collezione di antiche porcellane e altri strumenti utilizzati nella borghesia di quell'epoca. Questo non lo ascolti, cosa sono? Dove adesso lo ascolto. Dalla giada. Vediamo che utilizzavano veramente cose preziose. E c'erano delle stufe meravigliose che venivano alimentate. Soffitto molto bello, molto bello. Ma questo è più bello. Guarda, cinese, cinese. C'è il tacchino. Che bello quel piatto là. Un cadavere. Questo è un cadavere reliquiario. È più fortunato che esiste per me. Questo è stato fatto nel vicino convento. Una Madonna con le spade. Altre reliquie. Questo è diviso in tre. A destra
tutte cose del barocco, in mezzo altre reliquie e a sinistra gli abiti utilizzati per le cerimonie. Che particolari. Al Preton. In questo castello si coniavano la loro moneta. Qua sono tutte le presse. Gli fa vedere come giravano la pressa. E qua alle nostre spalle ci sono tutte gli stampi delle monete. E fa vedere come lavoravano. Diploma d'onore, principe Dolfo, classificato in prima categoria, spada del terreno. Questo deve essere scuola di scherma. Ci sono le api di la visuale dall'alto della torre del castello, il punto più alto della città. Siamo saliti a piedi. Siamo saliti a piedi. È stata dura? No, si è chiuso. È stata dura? No, abbastanza facile. Adesso poi vedrò dopo. Lì dove c'è l'orso, deve essere chiuso. Non c'è ancora. Inizia la discesa. La rotoli? Non rotolare. Sì, le presse sono. Fanculo. Il monastero di Cesti Crungulo. Ah, il monastero, vicino ai preti. Il Preton. La cappelletta del monastero, però l'hanno depredata di tutto praticamente, sono rimasti solo i dipinti originali. Dipinto del 1600, antico, e nella cappella centrale c'è la Madonna nera col bambino Gesù nero. Si sentono rumori strani in questa chiesa. E allora? Sto scrivendo, roba dell'elementare. Prova a intingere, no? Perché tu... L'altro deve intingere. Era, scusi, il tuo banco? Sì. Cos'è che c'era? Lo ti metto qua dentro.
Santa Clara, San Francesco, il cardinale. Maria Maddalena, io, no, è solo vecchia. C'è anche l'acquario a Český Krumlov, c'è la carpa, boh, e altri pesci che io non conosco. Quello che dicevi che era forte. Cosa ti la vicino con noi? Eh? Oh, no, allora, come ultima cena abbiamo preso la lingua con il pane fatto a gnocco. Aspetta un attimo te. L'anatra? Com'è l'anatra? Non l'avevo sentita, ma deve essere buona. L'anatra con la barbabietola, no, il... La barbabietola zucchero rossa. No, cos'è quello? Cavolo rosso. Il cavolo rosso e una cremina di patate e un tingolo. E quello è? Non lo so. Vitello con pane. Una specie di pane. Buon appetito. Abbiamo finito la cena, c'è questa bellissima piazza, è il cuore di Český Krumlov, veramente molto carina, è da qua che partono tutte le calamite colorate, questo è il museo della tortura, quello è il centro turistico, quello è il Grand Hotel e quella è la colonna della peste.